L'ondata di neve e gelo che ha interessato la capitanata nel weekend della Befana si va lentamente attenuando. L'emergenza, seppur con qualche difficoltà, è stata affrontata grazie alla capillare rete costituita da ANAS Provincia e Protezione Civile e soprattutto dei comuni del Gargano e dei Monti Dauni, le zone maggiormente colpite dall'eccezionale ondata di maltempo. Per due giorni di seguito è nevicato su tutti i comuni dell'Appennino Dauno e del promontorio garganico, vere e proprie bufere di neve accompagnate da forti raffiche di vento che in alcuni tratti hanno formato cumuli di neve alti anche 2 metri. I disagi maggiori nei comuni di Carlantino, Celenza, Valfortore e San Marco alla Catola, rimasti isolati nella giornata dell'Epifania. Neve su tutta la dorsale appenninica, dove il termometro è sceso fino a meno 12 gradi, come a Monte Leone e Faeto, e dove le massime non hanno mai visto la colonnina di Mercurio superare i meno 6. La neve ha interessato anche il Gargano, con Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e la Foresta Umbra, che in questi giorni assumono paesaggi fiabeschi, e anche località costiere come Manfredonia, Mattinata e Pestici. Il 7 gennaio si sono svegliate sotto una leggera coltre bianca, ma più che per la neve, i disagi maggiori si sono avuti per le bassissime temperature, strade ghiacciate e straordinari per i mezzi spazzaneve e spargisale, che nonostante tutto hanno garantito quasi sempre la viabilità, seppur con catene o pneumatici termici. Il gelo ha ghiacciato le tubature dell'acqua in diversi comuni dei Monti Dauni, soprattutto nelle contrade rurali, dove è mancata per un po' di ore anche l'energia elettrica e le linee telefoniche sono andate in tilt. Oggi e domani scuole chiuse in molti comuni del Foggiano, in alcuni come Celenza, Valfortore. Le lezioni riprenderanno solo giovedì. Nessun problema invece nella città capoluogo. A Foggia, infatti, il comune ha predisposto l'accensione dei termosifoni già dalla giornata di ieri. Il peggio pare sia passato, ma dopo la tregua di oggi gli esperti prevedono un nuovo impulso gelido per la giornata di martedì, con nevicate solo a quote collinari. Andrà meglio per il fine settimana.